Per la misura della corrente di dispersione entriamo dentro dispersione. Con il tasto Help lo strumento ci mostra come effettuare i collegamenti. In questo momento ci fa vedere come collegarci tra le fasi e il neutro o direttamente sul cavo di terra. Per eseguire la misura di dispersione con questo strumento abbiamo bisogno della pinza HT96U e dobbiamo impostare il fondo scala della pinza a 1 A come indica la leggenda. Per impostare il fondo scala dobbiamo mettere il selettore nella prima posizione a sinistra in corrispondenza di 1 A. Nello strumento dobbiamo impostare il fondo scala. Il fondo scala deve essere coerente con quello della pinza. Il valore IRMS è il valore della corrente di dispersione. Possiamo salvare il dato oppure possiamo mettere in registrazione lo strumento. Dobbiamo scegliere il periodo di registrazione e possiamo scegliere anche se eseguire una registrazione che parte e si ferma in maniera automatica o in manuale. Per metterla in modalità automatica dobbiamo spostare la clessidra e impostare la data e l'ora di partenza e di stop. Confermare. Con il tasto Go Stop lo strumento ci indica che al compimento del minuto successivo partirà in registrazione. Con il tasto Info vediamo le informazioni dello strumento.